Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando solennemente la Vigilia Pasquale. Voi sapete che questa non è semplicemente una messa, è una veglia, quindi è una liturgia ricca, stupenda, come sempre. Tutte le forme di manifestazione liturgica della Chiesa hanno sempre una grandissima ricchezza e una molteplicità di segni che purtroppo per noi contemporanei, uomini del 2000 e oltre, non sempre è semplice cogliere. Veramente questa veglia è qualcosa di stupendo, con tutta quanto una serie di segni e di simbologie che ci riportano al giorno del nostro battesimo. Io vorrei con voi brevemente ripercorrere la struttura della veglia perché possiamo viverla meglio e poi brevemente dare uno sguardo rapidissimo alle letture e un po' più in profondità al Vangelo che abbiamo ascoltato. Questa veglia è distinta in quattro parti. La prima parte è la liturgia della luce, quella che abbiamo fatto prima dell'inizio della veglia. Ecco, voi sapete che ogni volta che nella Chiesa si fanno alcuni riti, alcune cerimonie, non è per il gusto di fare qualche cosa, come dire, di pittoresco o di stravagante. Facciamo una cosa bella, no. Ogni rito ha una profonda significazione. Il fuoco e la luce che si accende, questo cielo simboleggia la presenza di Cristo risorto nell'assemblea cristiana. Rimane acceso per tutto il tempo di Pasqua, lo vedete sull'altare, e poi si accende il giorno del nostro battesimo e il giorno del nostro funerale, non senza motivazione. Perché? Nel battesimo, dopo vedremo la liturgia battesimale, dopo la santa, l'omelia, che è la terza parte di questa veglia, noi nel battesimo siamo uniti alla morte e alla risurrezione di Cristo. E il giorno del nostro funerale ci addormentiamo nell'ultimo sonno in attesa della risurrezione. Ecco perché vediamo acceso questo cielo pasquale. Adesso abbiamo acceso le nostre lampade, come nel giorno del nostro battesimo, vi ricordate, al padrino viene consegnata, o alla madrina, una lampada accesa al cielo pasquale. Cos'è una lampada? E riaccenderemo poi quando rinnoveremo le promesse battesimali. È la nostra fede. La nostra fede in Cristo risorto. La fede è una luce che ci viene da Gesù attraverso la Chiesa. La fede io non me la do da solo, né me la posso fare da solo. Capite? Se la fede non te la dà nostro Signore con la virtù infusa, tu la fede non ce l'hai. Non ce la vuoi avere. E la fede e le verità di fede tu le discendi dalla Chiesa. Non puoi dire questo mi piace e questo non mi piace, a questo ci credo e a questo non ci credo. Faccio un esempio: credo al paradiso e non credo all'inferno, credo al tempo di Pasqua e non credo al tempo della Quaresima. No, la fede ci prende tutta intera, così come è stata rivelata, così come dice l'apostolo San Giacomo. Io non posso dire mi piacciono 8 comandamenti e 2 no. Se ne trasgredisci uno, scrive San Giacomo, sei reo di tutti e 10. E se li osservi tutti e 10, sei giusto davanti a Dio. Ecco, quindi c'è questa dimensione. Poi c'è la liturgia della parola che ripercorre, come vedremo brevemente, tutte le tappe fondamentali della storia della salvezza. Dalla creazione, abbiamo sentito nella prima lettura del libro della Genesi, alla nuova creazione, che era la risurrezione di nostro Signore, passando per le tappe della storia della salvezza. Dopo questa breve, speriamo, omelia, c'è la liturgia battesimale, sarà benedetta l'acqua lustrale e rinnoveremo le promesse del nostro battesimo. Dopodiché io vi aspergerò con l'acqua benedetta durante questa liturgia. Capite la significa? Dopo che abbiamo rinnovato le promesse battesimali, vedete, ancora un richiamo al battesimo. Le promesse battesimali, fratelli e sorelle carissimi, hanno anch'esse una doppia dimensione, una negativa. Io vi chiederò se rinunciate a Satana, a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Noi tutti quanti diciamo rinuncio, 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 ma ci rinunciamo veramente? Capite? A Satana, a tutte le sue opere. Se io dovessi chiedere quali sono le opere di Satana? Gli indemoniati che gridano, matti? No, no.
Quali sono le opere di Satana? Sono i peccati. E quali sono le sue seduzioni? Sono gli idoli di questo mondo. Poi lo vedremo, c'è una lettura che ce ne ha parlato chiaramente di questo. Quindi dire rinuncio vuol dire non scherzare, vuol dire prenderlo sul serio. Vuol dire che io, quando so che una cosa non piace a Dio, quella cosa non la faccio. Così come quando so che Dio vuole che io faccia una cosa e non farla dispiacere, io quella cosa la faccio. Così come dinanzi agli idoli del mondo, il vescovo Petrocchi li chiamava RS, i più grossi sono i soldi che è il numero uno, il sesso che è il numero due, il successo che è il numero tre. Io dinanzi a questi tre idoli ho la capacità di dire no, no e no. Uso i soldi per vivere, uso la sessualità come Dio vuole e al successo non mi fischi assolutamente nulla, anzi preferisco essere piccolo e disprezzato. Basta che sono caro a nostro Signore e non mi interessa di stare su passerelle e riflettori. Dopo la liturgia battesimale ci sarà la celebrazione della Santa Messa, quindi la rinnovazione del sacrificio della croce alla luce della risurrezione. Noi possiamo celebrare la Messa, possiamo rinnovare il sacrificio del Calvario perché Gesù, che scende realmente e rinnova realmente gli effetti della sua passione, è vivo. Quindi noi celebriamo il sacrificio di colui che è vivo e intercede per noi in nostro favore e siede alla destra del Padre. Ora brevemente, le letture che abbiamo ascoltato. La prima lettura abbiamo visto che è la creazione. Dio che crea liberamente e per amore l'universo che ha come culmine l'uomo. Purtroppo, come sappiamo, dopo la creazione c'è stato qualche piccolo grosso problema, che è il peccato originale. E quindi il Signore con Abramo ricomincia un percorso di salvezza, creando, sapete, da Abramo che è il capostipite, il popolo di Israele. In Abramo, in particolare nel sacrificio di Isacco, emerge una grande cosa. La fede grossa. Abramo gli viene chiesto portami tuo figlio e sacrificamelo, e era pronto a farlo, fermato soltanto dalla mano di Dio. La fede che è capace di fidarsi di Dio anche quando dovesse chiedere cose umanamente assurde, grosse o impossibili. Poi abbiamo ascoltato l'episodio della liberazione di Israele dall'Egitto attraverso il passaggio del Mar Rosso. La preghiera che ho fatto subito dopo allude immediatamente chi era il faraone. Il faraone, se leggete le catechesi della Chiesa, è immagine del demonio. Chi è il popolo che stava schiavo in Egitto? È l'umanità che ancora giace sotto il potere delle tenebre, del peccato. Cos'è il Mar Rosso che si apre? Immagine del battesimo, comunicandoci gli effetti della redenzione, ci libera dalla schiavitù del peccato e ci rende creature nuove. I passi dei profeti sono stati molto belli. Io pensavo di prendere un versetto e brevemente presentarlo con voi. La quarta lettura comincia con queste splendide parole: tuo sposo è il tuo creatore. L'abbiamo mai pensato? Dio vuole in ciascuno di noi instaurare un rapporto sponsale. La logica e la grammatica di Dio è la grammatica dell'amore. Quindi capite che uno sposo e una sposa hanno un rapporto intimo, quando voluto bene, amorevole, infuocato. Quindi il nostro rapporto con Dio non è come con un estraneo, come con uno che è lontano, ma come con, una, con qualcuno di certamente molto grande, ma che con cui entra una certa familiarità di conoscenza e di amore profondo che giunge fino all'unione, tipo lo sposo con la sposa. Quinta lettura, a me sinceramente è una di quelle che piace di più di tutte, mi era venuta l'idea di fare tutta l'omelia sulla quinta lettura, però mi sembrava irrispettoso nei confronti della bellezza di questa liturgia. Però quando Isaia dice i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri, penso che dica qualcosa di grande e dobbiamo sempre tutti ricordarlo. Certamente Dio vuole essere con noi intimo, come uno sposo con la sposa, ma Dio è sempre Dio. E dinanzi a Lui dobbiamo sempre avere una profonda umiltà e una profonda riverenza, specialmente quando non capiamo tante cose che noi non capiamo, ma che Lui ha sempre tutto chiaro e ha sempre tutto sotto controllo. La sesta lettura, anche qui il profeta Baruch, ecco,
ci dà una luce molto importante. Guardate, è una piccola correzione fraterna che Dio fa per bocca del profeta ai suoi figli, dicendo queste parole: tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nei sentieri di Dio, saresti vissuto sempre in pace. Grande rivelazione. Qualcuno di noi non sta in pace? Ah, se non stiamo in pace, il motivo è uno solo: perché abbiamo abbandonato le fonti della sapienza. Cristo risorto, il saluto che aveva, qual era? Pace a voi. Se io sono in Lui, è impossibile che non abbia la pace nel cuore, ed è impossibile che non stia in pace con tutti. Se non sto in pace con gli altri, o non sto in pace con me stesso, è perché non sto in pace con Dio. Questa è proprio una conseguenzialità rigorosa della liberazione. Infine, il profeta Isaia, settima lettura, conteneva la promessa dello Spirito Santo: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. L'epistola di San Paolo ci riporta ancora alla liturgia battesimale, mostrando come c'è un uomo vecchio e c'è un uomo nuovo. Il senso del cammino che abbiamo percorso in questa Quaresima è molto semplice. La Quaresima ha lo scopo di farci prendere coscienza di com'è il nostro uomo vecchio, di quali sono le cose che non funzionano davanti a Dio, di quali sono le cose in cui devo ancora crescere, per portarmi ad una buona confessione e perché possa fare una Pasqua con un cuore nuovo. Se non entro nello spirito della Quaresima, Pasqua non la vivo. Quindi sono due aspetti estremamente connessi tra di loro, il viola e il bianco. Lo so che se uno ci chiedesse che ti piacerebbe, a me piacerebbe fosse sempre il bianco, che la Quaresima si potesse farne almeno e che fosse sempre Pasqua. Però purtroppo questo non è possibile. L'episodio della risurrezione, che è molto interessante, fa attenzione. Noi sappiamo che la risurrezione viene sempre rappresentata con la pietra rotolata. Domanda: chi l'ha rotolata la pietra? Gesù per uscire dalla tomba o qualcun altro? Abbiamo sentito nel Vangelo, Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Giusto? Domanda: quando l'angelo ha rotolato la pietra, secondo voi Gesù stava ancora dentro o era uscito fuori? Stava dentro o era uscito fuori? Era uscito fuori. Di come Gesù entrò a porte chiuse nel cenacolo, Gesù è uscito fuori attraverso la pietra. Guardate, questi non sono giochi, capite? Quindi, cosa significa questo? Che nessuno ha visto l'evento della risurrezione. Lo siete mai chiesto? Nessuno. E attenzione, l'evento dell'incarnazione, chi l'ha visto? Nessuno, tranne la Madonna. E la Madonna non è che ha visto come Gesù si è incarnato, ha detto fiat all'arcangelo Gabriele che lo annunziava. Quindi cosa significano queste cose? Che nessuno le ha viste. Vuol dire che credere che il Verbo si è fatto carne, Natale, e che Gesù è veramente risorto, è un fatto di fede. Per cui noi dobbiamo credere, non dobbiamo darlo per scontato. Tu ci credi veramente che il Figlio di Dio si è fatto uomo? Questo me lo devo chiedere anch'io, nonostante che sia prete. Io ci credo veramente che Gesù è risorto dalla morte con tutto ciò che la risurrezione significa. Vedete che nel Vangelo di San Matteo Gesù risorge e dà appuntamento agli apostoli in Galilea. Perché? Cosa avevano fatto in Galilea? In Galilea avevano conosciuto Gesù e gli erano stati dietro e avevano sentito la sua predicazione. Ma che cosa pensavano gli apostoli di Gesù secondo voi? Ci credevano proprio fino in fondo, prima della risurrezione, che Gesù era Dio? O no? Secondo voi ci credevano proprio fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo? Sì, Pietro aveva detto che sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, però 2 minuti dopo se ne era mezzo rimangiato. Quindi Gesù gli fa ripercorrere tutto. Cioè, attenzione, quello che io ho detto quando predicavo non sono belle parole di un sant'uomo, di un grande profeta, attento, è parola di Dio.
Quindi quando un sacerdote legge il Vangelo, attenzione, non dice parola del Signore tanto per dire, qui parla Dio. E se tu ci credi che Dio, quando parla, si discute. Quindi c'è, ecco perché tutta la nostra fede, che questo che converge, dipende da un fatto fondamentale: credere fermamente che Gesù Cristo è Dio. Don Lama, io ci credo. Crederci veramente è un'altra vita. Noi tutti quanti siamo più o meno cattolici, siamo in Italia, abbiamo fatto il catechismo, magari abbiamo sempre frequentato la Chiesa, capite? Ma crederci è un'altra cosa. E quando ci credo veramente, la mia vita parla di questa fede, in tutto e per tutto. La pace è un segno, la gioia ne è un altro, la carità, l'amore verso tutti, ne è il terzo. Allora, chiediamo a Maria Santissima, che per prima vide Gesù risorto, i Vangeli non lo dicono, ma la tradizione della Chiesa l'ha sempre insegnato, San Giovanni Paolo II, più di qualche volta, e ha avuto modo di sottolinearlo, che ci doni la grazia di poter accogliere nel nostro cuore l'evento della risurrezione e di rinnovare la nostra fede nel risorto, perché dalla luce di questo evento tutta la nostra fede tragga vita e tutta la nostra vita tragga forma per poter essere davvero una vita conforme all'insegnamento di Gesù, vissuta nella gioia, nella pace e nell'amore dei figli della risurrezione. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.